Aumenta il tasso di contagio in Campania. Nelle ultime 24 ore sono 959 i positivi al Covid su 29.300 test esaminati. L'indice, pari al 2,9%, è salito al 3,2%. 3 i decessi nelle ultime 48 ore. Negli ospedali calano a 17 ricoveri nelle terapie intensive, aumentano invece in degenza, visto che sono 290 i posti letto occupati, più 7 rispetto all'ultima giornata. Restano 18 i positivi ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento, 16 sono residenti nel Sannio e di questi 12 sono degenti nel reparto malattie infettive, mentre 4 sono in pneumologia subintensiva. Un altro paziente si è negativizzato ed è stato successivamente trasferito in reparto ordinario di degenza. 2 pazienti provenienti da fuori provincia sono invece ricoverati, uno in malattie infettive e l'altro in pneumologia subintensiva. Il sindaco di Fragneto Labate, Armando Marrone, ha emanato un'ordinanza per chiudere la scuola Samnium per la giornata di venerdì a seguito della riscontrata positività al Covid-19 di una delle insegnanti di una classe del plesso della primaria. Chi è stato a contatto con la donna dovrà essere precauzionalmente controllato, una misura dovuta per evitare il diffondersi del contagio. In servizio con Green Pass scaduto. È scattata la segnalazione al prefetto per un dipendente dell'azienda regionale di trasporti AIR, le cui sedi sono dislocate nei comuni di Avellino, Caserta, Napoli, Salerno e Benevento. In altre 2 circostanze, invece, la non regolarità della certificazione verde Covid-19 è stata riscontrata all'accesso al luogo di lavoro. Verbalizzate le violazioni, i 2 lavoratori sono stati rimandati a casa. Governo e sindaci sono impegnati in uno sforzo comune di rinascita delle nostre comunità. Con Draghi ci conosciamo da anni. Io, come il Paese, lo stiamo apprezzando per quanto sta facendo. Noi, ha dichiarato il sindaco di Benevento Clemente Mastella sulla sua pagina Facebook, commentando l'incontro a Parma con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in occasione dell'assemblea dell'ANCI, come fecero i nostri padri all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo avere la stessa passione, lo stesso entusiasmo, la stessa volontà, lo stesso spirito di abnegazione. Si è insediato presso la Rocca dei Rettori nella sala consiliare il seggio e sono cominciate le operazioni di voto per le elezioni per il consiglio direttivo del coordinamento del Forum Provinciale dei Giovani. Il seggio, presieduto dal segretario generale della provincia Maria Luisa Dovetto, è aperto fino alla mezzogiornata di venerdì. I componenti del consiglio direttivo sono eletti tra i delegati del forum comunale. Un candidato per ogni forum, il delegato di ogni forum comunale ha diritto ad esprimere 2 voti di preferenza. È partito da un luogo molto significativo per il comune di Ponte il progetto Diamo Ossigeno al Futuro, il cui scopo, insieme alle amministrazioni locali e alla regione Campania, è piantare 2.000 piante autoctone nei territori dei comuni gestiti da Gesesa S.p.A. Nello spazio antistante l'abbazia di Sant'Anastasia sono stati messi a dimora 2 alberi di magnolia, mentre altre essenze sono state piantumate in altre zone del comune di Ponte. Madrina dell'avvio del progetto è stata Fatima Rafdi, una bambina di 7 anni che è anche testimone rappresentante dell'integrazione tra la comunità marocchina e quella pontese. Nicola Romano di Confcommercio scrive a Clemente Mastella in merito all'annosa problematica degli addobbi natalizi in città. Apprendiamo dalla stampa che il neoassessore Ambrosone sta già lavorando sulla problematica, acquisendo anche proposte e supporto operativo. Ciò ci aggrada ma non tranquillizza. In ragione delle innumerevoli difficoltà palesatesi nel corso delle passate iniziative, nella consapevolezza che mai come quest'anno l'iniziativa assume particolare rilevanza per la ripresa post-pandemica, è determinante evitare incidenti di percorso. È stato pertanto stilato un programma con 5 punti. La scelta del progetto esecutivo sarà eseguita a maggioranza in una riunione aperta ai rappresentanti dei comitati di quartiere, a tutte le associazioni del comparto produttivo e ai rappresentanti delle proloco locali.
oltre 3.000 calici serviti dai sommelier della delegazione di Benevento dell'Associazione Italiana Sommelier, circa 1.200 porzioni di piatti tipici preparati dallo chef Daniele Luongo e 300 degustazioni di pizza fritta di Gino Sorbillo. Sono questi i numeri che sanciscono il successo dell'iniziativa Casa Sannio, allestita dal Sannio Consorzio Tutela Vini con la collaborazione della Camera di Commercio di Benevento nell'ambito della 30ª edizione del Merano Wine Festival, la kermesse svoltasi in Alto Adige dal 5 al 9 novembre. Il mezzogiorno è una luce che prende quota e domina tutto dall'alto. Una visione chiara sul futuro. Una comunità che cresce. Un mondo che cambia. Come la Banca Popolare Pugliese, che con trasparenza, capacità di ascolto e relazione da sempre illumina il mezzogiorno che cambia. Banca Popolare Pugliese, nel grande mezzogiorno d'Italia. Primi anni, gli store di mamma e papà. Una leadership nella commercializzazione di articoli di puericoltura, abbigliamento, alimentazione ed un mondo di giocattoli. Primi anni, gli store di mamma e papà. Nuove proposte e collaborazione con i migliori brand mondiali in termini di innovazione e qualità per neonati e bambini. Primi anni, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in viale Italia. Primi anni, la convenienza continua, la qualità migliora. Nell'ambito della nuova tecnica delle trasmissioni televisive in digitale, per chi non vede sul suo apparecchio TV7, basta risintonizzarlo in modalità automatica e al termine digitare sul telecomando 94, che è il canale principale, o in alternativa 288. Chi non vede più TV7 deve risintonizzare il televisore e digitare 94 o 288 sul telecomando. Seduta mattutina per il Benevento, composta da attivazione, riscaldamento tecnico ed esercitazioni tattiche. Prevista per la giornata di venerdì, una doppia seduta per gli uomini di Mister Caserta. Con oggi volevo presentarvi un trattamento per questo periodo, che sarebbe un trattamento per un liscio perfetto, per la riduzione del volume e un anticrispo, che sarebbe T-Bolli. È un trattamento a base di trioxi che dà una sinergia di proteine di cheratina formulato per lisciare e rafforzare la struttura dei capelli a base di acido glossilico e cheratina naturale. Il secondo trattamento che presentiamo per questo periodo è Regeneration di Cotril, un trattamento rivitalizzante e ricostituente per capelli danneggiati e rovinati da colori, decolorazioni, e ai principali ingredienti sono microproteine vegetali e cheratina. Vi illustriamo applicazioni e risultato. Con questo vi rinnovo i nostri saluti, vi aspettiamo, vi invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram. A presto, quando volete, siamo a vostra disposizione. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.